Ciao Micaela. Siediti sulla torta. Vi dichiaro marito e moglie. La sciabadona. Ti posso buttare dopo in piscina? Farai io. Secondo te si dice torta nuziale o nunziale? Eccoci. Sei una hobbit nel mondo del signor Frodo. Ma mi gira questo? Se gira la compro. E io me la dormo qui. Oh sì. Bentornati in questo nuovissimo video vlog. Sarà un video vlog molto speciale. Oggi io e la Marina siamo pronti per andare ad un nuovo matrimonio. Come un anno fa è successo. Ma stai facendo il video? Sì, durante sì. Ciao Stefano. Ciao. Questa parte mettila. Wow. So che è pericoloso ciò che sto facendo, ma qualcuno dovrà pur farlo. Ho messo anche una foto su Instagram. Seguitemi su Instagram. Un altro parente in famiglia sta per sposarsi. Tutto questo accadrà in Toscana. Io in questo momento sono a Milano e devo tornare a casa. Non devo perdere il treno. Muoversi, muoversi, muoversi. Mi mancava che l'unico treno senza il binario fosse il mio. Napoli Centrale 9:20. Landed in Florence. Mi sono rigorosamente addormentato in treno perché non ho praticamente dormito stanotte per montare lo step versus foot. Ora in teoria dovrebbe esserci il Bucci e Brunetti ad aspettarmi, ma non ci sono. Da fare la spesa? No, davvero. Tappa fissa antirovinaio, a schiacciare grossa la mia testa. Dai. Ah, il gozzatino, eh. Ti tengo la valigia, ho fatto una foto e tu non il coro. Vai, da. Buon appetito. Tanto stasera non mangerò neanche un quintale di roba. Oh Bruno, sono scappati dallo schiaccianoci. Ah, bellino, cappellino rosa, si va a comandare. Sono ancora alla ricerca dell'outfit perfetto. Quando un tuo amico torna dalla Puglia con i regali per te. In realtà è solo cibo. Mi dai una mano? Ciao. Ciao. Guardate chi rivedo dopo tanto tempo. Il mio amicino. Mi sono docciato e ho perso il telefono in casa. Adesso devo farmi la doccia. E stavolta l'invito al matrimonio ce l'abbiamo. Ovviamente mia mamma mi ha perso le scarpe. Non le trovo più. Erano nell'armadio un tempo. Eccolo qua il fantomatico invito, Stefano e Marina. Dopo la cerimonia Marco e Alessandra saranno lieti di festeggiare con parenti e amici. È gradita gentile conferma entro giugno. Tipo il disclaimer delle medicine quando le compri. A distanza di un anno, ragazzi, ci risiamo. È cambiato un po' il look. Ciao. Ora devo mettermi in qualche modo il papillon senza cercare di uccidermi. Che poi è un finto papillon, giusto per far vedere che ce l'hai. Troppo largo, va stretto ancora un po'. Questi va papillon. Marto, un anno dopo la stessa clip dell'anno scorso. Cosa stai facendo, Marina? Fiedita il naso? Saluta Elisa. Seguitela su Instagram, Elisa Lepri 87. E anche Marina Banfi trattino basso. Siamo in ritardo per il matrimonio. Sono le 4 e 12 e tra 18 minuti c'è la cerimonia. Ma le balle arriviamo qui in tardi. Siamo arrivati al parcheggio posteggio, precisi alle 16:30. Questo è il tavolino degli invitati. Ora si viene a mangiare qui. Siamo in ritardo per il matrimonio. Porco demonio. Secondo me si sono già sposati senza di noi. Questa bronza. Ma è bellezza, sotto i sole. È per questo che io non ho portato la giacca. Non perché non ce l'avevo, perché sapevo che avrebbe fatto tanto altro. Siamo pronti per esplorare un po' questo agriturismo. Qui la piscina è più facile da trovare. L'altra volta era vuota. Ma c'è il nostro tavolo. Stavolta no. Qual è il nostro tavolo? Questo è davanti. No? Tutto nostro? Che idiota. Accidenti. Ah guarda, ci sono tutti i nomi dei tavoli. Questa volta è scritto bene il mio nome. Ora vediamo. Cerchiamo Marina. Qual era che l'ho sbagliato? Micaela il mio. Ciao Micaela. No no, lei. Il mio c'era. Sicuro? Cosa hai genere? Vediamo se si trova. Oh, mi gira questo. Se gira lo compro. Raga, non ci hanno invitato. Se siamo imbucati anche stavolta. Elisa, Alessandra, eccolo. Marina, Stefano. Eccoli. Eccolo. Salvia. Alessandro, Ilaria, Marco, Stefano, Marina, Giulia, Iuri, Alessio, Elisa, Alessandro. Ah ragazzi, guardate che bellezza. Questa è la piscina.
non ci si può andare perché non siamo in questo momento vestiti adeguatamente. Tra un po' si inizierà a mangiare. Ah, le colline toscane. Che benessere. Dov'è Snitex quando serve? Che top. E stanno bevendo e ubriacandosi. Ci hanno fregato tutti i posti all'ombra. Andiamo al sole, dai. Siediti sulla torta. Che cos'è questo? Siamo di qua, allora ho sbagliato posto. Vabbè, ci sono i posti in prima fila. Parenti dello sposo, c'hanno i cuscini più belli di quelli dello sposo. Ho trovato una boccetta e bolle di sapone. Ora lo leggo, è che è in inglese, io non sono tanto bravo in inglese. Ah, tipo il menù. Leggete voi per me. Vediamo. E che questo sì è la scelta più semplice e meravigliosa che abbia mai preso. Vuoi tu, Alessandra, prendere Marco come tuo sposo? Adesso potete scambiarvi le fedi. Vi dichiaro marito e moglie. Adesso io non ce l'ho i petali. È il momento di mangiare. Tutte le volte troviamo i coni con le fritture, anche l'anno scorso. Si mangiano così, mi ho le mani. Non può farci. No, c'è una. Cibo pesante. Cibo e basta. Pronta a bere? Pronta a bere? Facciamo un esperimento sociale con me contro te ora. Volevo dire un esperimento scientifico. Quello è speciale. Mi piace più il mio, ma anche a me piace. No, era quella gente. Mi piacciono mai questi. Amore. Pensavamo di nasconderci il buffet, ma noi l'abbiamo trovato. La Shabadoga, canta per noi. La prima legge dice che. Ah, mi rubi il cibo, io faccio la coda e tu mi rubi il cibo. Non te la prendere, amore. Volevo riprendere la band invisibile. Ci sta deliziando della musica. Il batterista qua è capelli ciao. Ho omesso di dirvi che è un gruppo fantasma. Marina, ho fatto questa pozione magica solo per te. Bevi. Dove vai? Ehi. Era mia quella. Bevi. Era mia. Bevi. Non ha senso, era mia. Ci ho messo un po' di erba di troll. Piscia di cane. È buono? Figata sta cosa dell'azoto liquido che fa le bolle. Si accettano le scommesse nei commenti. Quale sarà il tavolo dove siederemo noi? Sedieremo, ho detto veramente sedieremo, ok. Dove siedieremo allora? Dobbiamo cercare il tavolo salvia. Violetta è questo? È quello di tuo babbo. Ok, mio babbo sta qua. È diventata sera ormai. Sono le 8:15. Ti posso buttare dopo in piscina? Vabbè, dopo ti ci fiondo dentro. Tanto non puoi fare nulla. Ma cosa non sai notare? Che è alta un metro la piscina. Avete trovato salvia? No. Ma si è sicuri? Male che vada, andiamo qui dove ci sono. Facciamo sistemare tutti. Quello che rimane libero è il nostro. Ma forse non abbiamo letto bene, amore. Te l'ho detto, non era salvia. Vuoi creare il degenero in un matrimonio? Dai nomi ai tavoli come i fiori, non i colori. Babbo, tendo sei? Alla violetta. Della ciuba. Qui abbiamo l'origan. Ma come quello lì? Ma Marina! Sono teccato se sto qui. Che c'è scritto? Salvia. Fede. Che ci deve essere scritto? Abbiamo il menù. Ravioli di pasta fresca farciti di pappa al pomodoro con punta di asparagi allo scalogno e pesto di erbette al del Chianti. Risotto carnaroli con ragù bianco d'anatra, salvia fritta e lamponi. Tenerissimo filetto di vitello alle uve stuoiate di settembre. E siamo il 3 settembre. Cipolline bornettane caramellate all'aceto balsamico di Modena, flan di patate, dolce al tartufo, torta nunziale. Un saluto dal tavolo salvia. La salvia, un saluto. Ciao. Questo è il tavolo salvia per ora. Mancano due persone, se non vengono si mangia la loro roba. Non è un problema. Anche se tra poco ci lamenteremo del troppo cibo. Vai, prendate tutti i briachi, diciamo. Usato quel marasma, cioè. Si inizia a mangiare. Boh, sono tipo dei tortellini. Buon appetito. Visto che una piscina ci divide, vado a vedere cosa combina mio padre. Ora io, come va? E noi siamo là. Tutto bene, ho visto. Dall'altra parte. Ora si fa come Cristo, si ammina nell'acqua. Si filetto di vitello con cipolline e quel coso lì. La cena sembra apparentemente finita. Adesso c'è la torta nuziale, che ho scoperto chiamarsi così invece che nunziale. Ma la N non si dice, cioè tutti dicono nunziale, ma è sbagliato, si dice nuziale. E sono più che sicuro che tantissime persone non lo sapevano, cioè per me era nuziale, per me resterà per sempre nunziale. Secondo te si dice torta nuziale o nunziale? Nuziale. Con una Z o con la N? No, con la N, nuziale. Con la N. Hai visto invece no, è senza N. Nuziale. Senza N. Allora, zio. Dimmi. Torta nuziale o nunziale? Nuziale. Con la N o senza la N? Non lo so. Nemmeno io lo so. Senza la N. Senza la N, è affermato. Senza la N. Perfetto. Anche
la torta è stata tagliata 10 alle 11. Eccoci. Eccolo lì. Tocca anche a noi, E dopo il taglio nuziale, non mi ricordo come si dice. Siamo anche alla scoperta del bagno. Molto carino, grazioso, piccoletto, eh? Un po' basso visto che ci batte praticamente la testa. Ci sono degli oggetti bislacchi. Ma come in ogni bagno italiano che si rispetti c'è il bidet. Quindi se uno vuole fare i suoi bisogni è il bidet. Poi c'è anche una porta che in realtà secondo me quella è. Non aprite quella porta perché l'entrata è questa qua, la più piccola di tutte. Dove c'è la Marina? Ah, aspettarmi, aiuto, fatemi uscire di qua. Perché ti sei tolta le scarpe? Volevo le piedi. Ti fanno male? Sì. Ha inizio la vera festa. Pam, pam, pam. Sei una barbona, è diverso. Sei una hobbit nel mondo del signor Frodo. Abbiamo preso anche la torta. È buona. È stato risucchiato. Abbiamo scoperto che le bomboniere di questo matrimonio sono delle piante grasse. Questa è la mia, così grassa che non si stacca neanche dal piattino. Poi hanno tirato fuori il cocomero, fragole, babà, dolci, oh. Mentre tutti i vecchiettini laggiù ballano Mira Sofia, io mi sono addormentato qua sulle poltrone. Io me la dormo qui. Oh sì, io c'ho sonno, sono un vecchietto. Ho dormito 2 ore. Da, 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 dormo sul comò. Non è il mio matrimonio, ho un sonno manico. Sono anche ma profondo, dormo in giro al mondo. È tempo di andare a casa. Mentre gli sposi ancora sono a fare baldoria, noi si va a letto. Io domattina devo ritornare a Milano. Cioè domattina si intende tra 7 ore. No, tu domattina puoi dormire quanto ti pare. Penso di essere ingrassato tipo 1 chilo. Mi sento rosolare, ragazzi, lo giuro. Ho messo il golfino perché stavo morendo di freddo. Si vede anche il papillon che esce. Oddio, ma è finita la batteria qua. Sono le 4:01, sto editando il video di The Forest, guardate che faccia. E direi che questo videovlog può concludersi. È stata un'esperienza molto particolare, molto divertente. Spero che vi sia piaciuto, in ogni caso ho cercato di coinvolgervi il più possibile nella serata, nella giornata. Se così è stato, spolliciate, commentate, condividete. Se cosa fa schiaccarani, ci vediamo al prossimo video. Qua sta per tutto. Vuoi tu, Sash, prendere il tuo presente Efano come legittimo sposo? Sasha, rispondi. Sasha si è addormentato sul letto. No, scherzo, c'è solo il disordine sul letto. Mi sposa.